Vi voglio mostrare questo venezianico Nereide. Cosa abbiamo? Abbiamo un GMT. Allora, partiamo. Abbiamo un quadrante in madrepella rosso e bianco che raffigura la bandiera del Qatar. In effetti, la parte inferiore delle diciture stampate c'è scritto edizione limitata Qatar, venezianico a parte superiore a ore 12, e dopo la dicitura in arabo che io non so tradurre. Abbiamo la croce e gli inserti ora sono applicati. Monta un GMT Seiko NH34 automatico con dattario. L'inserto ghiera è inserto ghiera in vetro BK7 a 120 scarti. Come possiamo vedere, classico 120 scarti. La ghiera è molto buona, robusta e precisa. Abbiamo una cassa 316L con satinatura laterale. Facciamo anche un gioco di luce. E la parte lucidata sono le anse superiori, la parte visiva praticamente quando è al polso è lucidata a specchio. Come possiamo vedere, la corona è a vite con il logo in rilievo della croce di venezianico. Classico bracciale canova, maglie ad H satinate e quelle centrali sono lucidate a specchio. Possiamo anche dare due misure, è un erede a 39 mm di diametro. Un 45,5 di lug to lug, lo spessore è 13,5 e la larghezza dell'ansa è 20 mm. La chiusura è classica farfalla di venezianico. Sul fondello sotto, cosa abbiamo? Abbiamo intanto la cassa, la parte inferiore sotto è lucidata a specchio. Ci sono le biselature molto sottili. Molto probabilmente è una cassa un po' precedentemente degli ultimi modelli che hanno fatto. Biselature sono sottili. Sono sottili. Abbiamo il fondello avvitato a 6 viti, bloccato con 6 viti. Abbiamo sul fondello la decorazione, è praticamente la scuola falconiera del Qatar che da 5.000 anni circa loro fanno caccia praticamente con i falchi. Vanno a caccia coi falchi, è una tradizione sua. Difatti c'è l'uomo col falco sul braccio. Dopo qui la parte esterna è lucidata a specchio del fondello, e dopo ci sono tutti i fusi orari del mondo, penso. Non ho guardato bene. Vabbè, comunque ci sono tutti i fusi orari del mondo. Qui abbiamo sotto la parte inferiore, abbiamo la numerazione 213
perché sono 200 pezzi in serie limitata. Possiamo vedere. Scritta veneziani con la parte superiore, dove c'è scritto GMT. Possiamo vedere, dopo magari facciamo una foto meglio. Ok. Abbiamo detto tutto, le misure. Andiamo al crono comparatore, vediamo come si comporta questo calibro. Ok, siamo al crono comparatore. Come possiamo vedere, abbiamo 21.600 alternanze, 21.600 alternanze, un bit error di 0.9, un'amplitudine di 2.54 e un scarto al secondo più 2 più 1 secondi al giorno più 1 più 2. Adesso vediamo un attimo più 3. Beh, non è male. Andiamo alle conclusioni. Ok, le mie conclusioni. Allora, abbiamo un erede affascinante, e dire poco, con i quadranti madreperla rosso e bianco, che rappresenta la bandiera del Qatar, perché Qatar è rossa e bianca. La ghiera, l'inserto ghiera è a 120 scatti, l'inserto ghiera è in vetro BK7 antigraffio. La cassa è 316L classico, la corona è a vite, praticamente il calibro è un NH34G della Seiko, come possiamo vedere. Le misure, abbiamo detto prima, un 39, se vuoi 39 mm, un 45.5 lag to lag, un 13,5 e un 20 mm dell'ANSA, qui cinturino largo 20 mm. Possiamo dire anche che vediamo se è in vetro zafiro. Vetro zafiro, la fluorescenza. Vediamo un attimo, fluorescenza, sollecito un po', la fluorescenza c'è, molto elegante, sul celestino verde, possiamo definirlo un po' così, che la fluorescenza è BGW9 Superluminova. Ci sarebbe anche da dire che monterebbe anche un cinturino in pelle oltre al canova. Vediamo se possiamo montare questo cinturino che viene in dotazione in pelle. Che dire, quando il dettaglio fa la differenza. Ci vediamo al prossimo video.